Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Nel video di oggi voglio fare un esercizio differente. Sarà un esercizio un po' più breve perché voglio capire se questo tipo di video vi può piacere. In questo video avremo una conversazione. Sarà una conversazione in merito ad un futuro viaggio. In questa conversazione parlerò con un'amica ed insieme cercheremo di capire dove potremmo andare. Per questa conversazione io dirò la mia frase. Poi sullo schermo voi vedrete la vostra frase. Provate a leggere la frase ad alta voce. Ad alta voce significa out loud. Questo è un buon esercizio per memorizzare alcune espressioni o alcune parole o anche semplicemente per praticare un po' la pronuncia. Ovviamente avrete alcuni secondi per leggere questa frase ad alta voce. Se siete pronti, partiamo! Ciao Lucia, come stai? Ti volevo parlare perché pensavo che potremmo organizzare un viaggio insieme per la prossima estate. Che ne pensi? Io avevo pensato ad una città italiana, così possiamo goderci la cultura, il paesaggio e il cibo delizioso. Che dici? Hai qualche preferenza? Sì, Firenze è una scelta incredibile. C'è arte, c'è storia, il cibo è buonissimo. Quale periodo pensi che sarebbe ideale per te? Perfetto, la primavera è magica a Firenze. Abbiamo anche abbastanza tempo per prenotare voli ed hotel. Hai preferenze su dove alloggiare? Sì, ottima scelta, anche perché sarà più facile esplorare la città da lì. E per i pasti, tu hai delle preferenze in particolare? Ci sono tantissimi ristoranti tradizionali a Firenze. Possiamo fare una lista e poi decidere durante il viaggio, va bene? Allora, io penso che il Museo degli Uffizi e il Duomo siano da non perdere. Poi possiamo girare per le stradine, fare shopping o rilassarci nei vari giardini. Io penso che sarà fantastico. Ma figurati, sarà un viaggio incredibile. Allora inizio a cercare i voli e gli alloggi. Poi te li mando e tu mi dici quali preferisci, va bene? Fantastico! Allora ti scrivo nel fine settimana. Ci sentiamo presto. Abbiamo finito qui con la conversazione di oggi. Come vi è sembrato questo esercizio? È stato difficile pronunciare o leggere le frasi? Vi ho dato troppo poco tempo? Fatemi sapere cosa ne pensate e scrivetelo nei commenti. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto e che vi siate divertiti. Vi ringrazio tanto per averlo visto e se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!